Grazie al gol di Zanellati al 13° del primo tempo, che con uno scatto bruciante si è trovato a tu per tu con l'incolpevole Migliari, al raddoppio di Iervolino che al 14° del secondo tempo infilava con un gran tiro l'angolo sinistro della porta dell'Accademia Pavese, e ad una sfortunatissima autorete di Serafini all'ultimo secondo di gara, il Varzi conquista i 3 punti in palio e grazie anche alla sconfitta del San Giuliano balza in testa la classifica del girone B del campionato di eccellenza. Gli altri incontri: Club Milano Alcione 0-1, Codogno San Giuliano 4-2, Sant'Angelo San Colombano 2-0, Settimo Vogherese 2-1, per una classifica che vede il Varzi a 7 punti, Alcione e San Giuliano a 6, Pavia e Codogno a 4, Club Milano, Settimo Milanese, Vogherese, Accademia Pavese e Sant'Angelo a 3, chiude il San Colombano a 1 punto. Interviste e commenti al termine di Varzi Accademia Pavese. Siamo contenti, ci eravamo fissati gli obiettivi, i ragazzi stanno rispondendo benissimo, stanno raccogliendo i frutti la domenica del lavoro che fanno in settimana, c'è grande entusiasmo, grande voglia, per cui adesso sta andando tutto bene, poi arriverà anche il momento dove saremo in difficoltà e vedremo come reagiremo. Noi abbiamo qualche assenza importante, però non mi sono mai lamentato delle assenze, anche perché la società mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi ottimi, che chi faccio giocare sono tranquilli. Poi è chiaro che preferirei avere tutti a disposizione, però sapevamo che dopo 5 mesi in attività qualche problemino sarebbe venuto fuori. Anche noi abbiamo qualche problema, ma penso che siamo una costante di tutti. E i ragazzi che sono chiamati in causa o dal primo minuto o subentrare a partita in corso stanno facendo bene. Chiaro, questo è dovuto anche al fatto che si vincono le partite, c'è entusiasmo, ripeto, poi le squadre vanno valutate anche nei momenti di difficoltà, è lì che poi si vede la squadra vera. L'Accademia forse sperava in qualcosina in più oggi? Sì, non sono contento della prestazione, quindi non va bene, insomma, guardo la mia squadra, pensavamo di far di più, però insomma anche adesso sono ragazzi giovani che vanno capiti, c'è un processo di crescita che oggi viene interrotto, ma non cambia il programma, ecco, diciamo così. A volte il calcio è quello lì, pensi di poter fare una cosa, la prepari e vuoi, ma poi ci sono talmente tanti aspetti variabili che non riesci a condizionarle, quindi abbiamo sbagliato tutti e abbiamo fatto male, ecco, non sono contento, ecco, della prestazione. Come vede questo Varzi? Ma il Varzi è una squadra esperta, che sapevamo, dei giocatori validi, insomma, sappiamo che insomma, dentro nell'ambiente si sa che è una squadra forte, ecco, poi se la giocherà con le squadre altrettanto forti, però insomma, non penso sia una sorpresa, stanno facendo bene, quindi gli facciamo i complimenti, ma la squadra è valida, si sapeva, penso.